Si è tenuta ieri a Salerno l'udienza di convalida dell'arresto del 53enne di Battipaglia, arrestato sabato scorso dai carabinieri di Sala Consilina con l'accusa di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Il GIP del Tribunale di Salerno, al termine dell'udienza, si è riservato di decidere in merito alla convalida e alla richiesta di scarcerazione presentata dal difensore. Continuano intanto le indagini e non si esclude possa esserci il coinvolgimento anche di altre persone. Tremano anche i clienti, anche perché nel corso delle indagini buona parte di questi sono stati identificati e potrebbero essere citati come testimoni. Il 53enne, insieme alla figlia, con la collaborazione di una ragazza dominicana, aveva messo su un'organizzazione dedita allo sfruttamento della prostituzione. L'organizzazione gestiva 4 case di appuntamento, 2 a Battipaglia, 1 a Polla ed 1 a Potenza. L'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Sala Consilina è iniziata nel luglio del 2012. In particolare, padre e figlia favorivano e sfruttavano la prostituzione di numerose donne sudamericane che periodicamente cambiavano città. I due imponevano a ciascuna delle donne e riscuotevano dalle stesse il prezzo per la disponibilità di una stanza, stabilito in 60 euro al giorno, con pagamento anticipato di 2 giorni. L'attività di prostituzione veniva poi pubblicizzata attraverso alcuni siti internet di annunci. Il giro di affari annuo si aggira intorno ai 250.000 euro.